veramente io lo dico col cuore, veramente. Ascolti gli studenti, non può ascoltare solamente le task force o i professori, non può sentire solo una sponda del fiume, deve sentire anche l'altra, deve avere il contatto con gli studenti. Senta gli studenti quello che le stanno dicendo, io mi faccio in parte, in piccola parte, loro portavoce. Ascolti le problematiche degli alunni, ascolti le paure degli alunni e ascolti le cose giuste che dicono gli alunni, come quella di calcolare la media degli ultimi 3 anni, perché un'ora di orale non può valere 3 anni de culo, signor ministro. Ah, mi è stata a scrivere, non l'ho vista, è rimasta salvata, la potete trovare sul profilo mio, cioè diretta, e vedete tutta la diretta là, sta salvata là, tranquilli. Sapevo una cosa dai maturandi, se vi facessero il calcolo della media degli ultimi 3 anni, moltiplicata per 10, se il voto finale vi starebbe bene, fatemelo sapere in privato. Penso, raga, penso che il ministro Azzolina ci si sta proprio a impegnare per un per cazzo ai maturandi. Proprio ci si sta a impegnare. Sta a trovare soluzioni astratte. E non romper cazzo, Azzolì. E andiamo su. Allora, in questa quarantena siamo sempre stati abituati che Conte ci diceva alle 7 parlo, poi parlava, poi diceva alle 11. Vabbè, insomma, ce lo faceva sapere quando parlava. Poi quando parlava, parlava per